Per la regia di Vito Molinari, su testi di Castaldo, Faele e Calabrese, con i costumi di Folco, per la coreografia di Gino Landi, con l'orchestra diretta da Gianni Ferrio, tre serate con Caterina Valente. Quanto tempo è passato, improvviso, sembra ieri. Tocca pure a voi salutare chi è con noi. Buonasera, benvenuti nel mio circo personale. Buonasera, benvenuti, ora andiamo a incominciare. Thank you.
amici, buonasera. Vi sono grata del vostro bentornata e devo dirvi che il trovarmi qua, non so perché, mi dà un'emozione nuova. Un'emozione che, come si dice? Intender non la può chi non la prova. Insomma, sono felice. Felice di cantare e di ballare in questa bella pista circolare e di restare alla maniera mia per un'oretta in vostra compagnia. È un circo? Non lo so. È solo un palcoscenico? Sì e no. Che cosa ci sarà? Fra qualche istante ognuno lo vedrà. Ma non farò la lista di quello che accadrà su questa pista. Io intanto inizio. Poi giudicherete voi chi fa più o meno bene. Mi direte chi è più bravo, chi è più abile, con un applauso, come si conviene ad un pubblico colto e rispettabile. No, no, amici, non ci siamo. Ho già premesso e lo ripeto adesso, questo circo ha pretese musicali. Mi dispiace, però per gli animali il posto qui non c'è. Niente canguri, foche e scimpanzé. Scusatemi, non serve quasi niente. Un pianoforte solamente. Signori, attenzione! La prima attrazione che ora presento, e non me ne pento, poiché a questo punto mi devo decidere. È un poco sul serio e un po' per sorridere. Danzate! Thank you.
Non è mica vero niente. A me piace sentire la musica, basta che sia buona. A me piace sentire dall'orchestrina jazz fino alla banda per strada. Ah, mi piace pure la musica sinfonica e persino l'organino per strada. Insomma, a me piace sentire tutto. Mi piace sentire suonare dall'orchestrina sentire suonare dal gocciadembe alla muta. Mi piace sentire suonare perché bisogno c'è che lo nasconda. Con la musica mando al diavolo tutte le contrarietà. La donna mi passerà, sempre mi porterà voglia di vivere. Mi piace sentire suonare.
Non lo so, mi hanno detto di venire e sono venuto. Sono tuo ospite. Sì, sono molto contenta, ma cosa fai? Ah, non lo so. Mi hanno detto di venire tra le 21 e le 22 allo studio 1. Eccomi qua. Sì, e cosa sai fare? Cosa so fare? Prima cosa, sei tu che devi decidere cosa devo fare, lo spettacolo è tuo. Beh, avrei una chitarra, te la posso offrire. Tu sai suonare la chitarra? Sì, un po'. Ma allora posso concederti un duetto. Ah, bene. Grazie. È una bella chitarra anche. Vediamo un po'. Con Giuliano, che attrazione sorprendente, la coppia Gemma Valente. Oh, bravo, devo dire veramente bravo. Sei. Peccato che ha le corde corte. E se fossero lunghe, cosa faresti? Ci farei una bella frusta. Una frusta? Eccola! Bella. Sì. Senti, fammi un piacere. Sì. Tu tieni il giornale in mano, io lo faccio tutto a pezzettini. Io? No!
d'accordo, Mica male, mica male, ma non dirmi che fai anche il mangiatore di fuoco. Ma io mangio tutto, sai. Hai delle forchette? Beh, delle forchette no, ma ho dei coltelli. Belli. Belli, eh? Beh, adesso devi essere brava, eh? Uh-huh. Tu ti metti lì e io ti pianto tutti i coltelli così, tutti intorno. Perché non ti metti tu lì? Io butto i coltelli perché poi il spettacolo è mio, allora capisci? Ma sì, ma su, Caterina, dai, non facciamo complimenti, dai. Tu, mettiti lì. Stai tranquilla. Li so lanciare, è vero che li so lanciare. No, no, no. Pronti, eh? Pronti? Signora Moretta, al telefono! Signora Moretta, al telefono! Scusa, Giuliano, hai sentito? Mi chiamano al telefono. Bravo, bravissimo, ma adesso sarai stanco, no? Mm. Se ti vuoi riposare ti posso portare un lettino. Sì, magari elastico. Eccolo, buon riposo. Grazie. Salto mortale indietro! Cascuto avanti e salto mortale indietro! Io adesso me ne vado. Perché? Perché non mi hai ancora detto che cosa devo fare nel tuo spettacolo. Io non so cosa fare. Ciao. Ciao. Tuoi passi ragazzo di Ipanema che passi se ti voltassi ad ogni singolo. Ma tu segui per la strada un lungo samba che si snoda ovunque vada, destando un coro di se permetti voltassi. Ti fermassi, se la mia voce ascoltassi, ma purtroppo ragione non c'è di renderti conto di me, torneresti sui tuoi
poi passi ragazzo di Ipanema che passi, ma non consideri mai nient'altro che te, che te, nient'altro che te, che te. Merci beaucoup, thank you, grazie tanto. E super giù, come un esperanto. Lui sa lontana le po, pardon, se crede le posso fare, lo dicerò. Rispose ancora che non so più quel che accade allora, però a Villa Borghese la sera a tu per tu, io a dire a lui merci che sigue il rumbo de tantos pintores viejos, aunque la virgen sea blanca, píntame ojitos negros que también se van al cielo, todos los negritos negros. Pero nunca te acordaste de pintar a un ángel negro. No mostré sin su papel lo que era la canción de una dona que pasaba y fue la canción al estilo de pantalla se escuchó cuando la banda marchó cantando frágil de amor. Cuando la banda marchó cantando frágil de amor, el mio ragazzo marchó.
passo e gli urli titi titi, la banda suona per noi, la banda suona per voi, la 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 la. Una tristezza così non la sentivo da mai, ma poi la banda arrivò e allora tutto passò, la banda canta per voi, la banda suona per noi, la 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 la. Come un ragazzo i capelli giù, porto i maglioni che porti tu e con la cinta mi tengo sui pantaloni. Come un ragazzo mi ostino un po', ma quando guardo negli occhi miei non sono quella che abbassa mai per prima i suoi. Ma poi una ragazzina, la 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 la. Ma l'amore no, l'amore mio non può disperdersi, vendo con le rose, tanto forte che non cederà, non fiorirà. Io lo veglierò, io lo difenderò. Amor. All that's right in the whole world has known.
pronte le tigri, tenete buoni gli elefanti, avanti i leoni. Ho detto avanti i leoni! Ma quello chi è? Ho detto qui niente bestie. Un circo senza bestie è un'eresia, non puoi farlo, nessuno l'ha mai fatto, non si può fare. Sì, ma guarda che questo circo è un circo particolare, è un circo musicale. Ma sempre niente. Circo è, Caterina, io di circhi, di teatri circhi, ho un'esperienza lunga, dolorosa, hai capito? Lasciati servire, non si può fare. Non si può fare. Poi non è nemmeno carino dirlo, insomma, escludere le bestie, insomma, no? Dire che tu escludi le bestie a uno che, insomma, che è stato... Leone d'Amalfi, sparviero del Nilo, tigre, pecora nera, leone, anzi branca leone, anche poco carina, poco gentile. Ma sì, era voi. Niente animali. Infatti sono venuto qui per portarti io gli animali, per riempire questa dolorosa lacuna. Hai capito? Sì, ma le bestie sono ammaestrate, cosa? Chi sono? Certo. Sono le tue? No, no, non sono le mie. Io le ho avute in prestito da un... maestratore, domatore, anche poeta, diciamolo, anche con un po' di vergogna, diciamo la parola, poeta. E infatti le bestie delle favole di Trilussa, perché insomma di questo si tratta, sono anche bestie che tu puoi accettare in questo circo, perché sono bestie che, a cui basta levare la pelle per trovare sotto che cosa? Lo metto. Tant'è vero che sì. Tanto è vero che spesso, perché spesso però fra bestie e uomini c'è una strana osmosi, insomma, no? Tu hai notato per esempio che i cani spesso assomigliano ai padroni, oppure viceversa. Oh, buoni, eh? La serata deve essere calma, serena, niente contestazioni garbate, ecco. Vabbè. Cioè c'è spesso una simbologia particolare, no? Dentro tutti gli animali, insomma. No? Tutti noi, insomma, ci sono i timidi che sono chiamati orsi. Dimmi un ci sono po'. Le... Dimmi qualcosa. Ci sono i cattivi attori che sono chiamati cani, per esempio. Non volevo sapere, se io fossi un animale, cosa sarei? Una gazzella, una lodola, una cingallegra, un usignolo, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Ad ogni modo, per esempio, ogni tanto poi questi uomini e questi animali parlano fra loro, come tu ben sai, come tutti costoro, questi contestatori sanno. L'uomo disse alla scimmia: sei brutta, dispettosa, ma quanto sei ridicola, ma quanto sei curiosa, quando ti vedo rido non si sa quanto, disse la scimmia, e sfido, ti risomiglio tanto. Vuoi presentare tu le mie bestie? Io vorrei cominciare. Ah, certo, con tanto piacere. Vorrei togliere il disturbo. No, faccio subito. Signore e signori, Vittorio Gassman con il suo grande numero di bestie ammaestrate. Voilà! Oh. Il leone, che è il re della foresta, disse un giorno alla moglie: come mai tu, che sei tanto onesta, hai portato una vacca nella corte? Belle scorte d'onore che te fai. Lo so, non è decoro, gli fece la lionessa, ma non so mica io che ce l'ho messa. Questa vacca è la moglie di quel toro che hai chiamato a guardare l'affari tui. Sopporto lei per un riguardo a lui, ma si sapessi il danno che ce fanno ste bestie, che ce fanno.
hai ragione, non ci torna, gli rispose il leone, e il giorno stesso fece una legge e proibì l'ingresso a tutti gli animali con le corna. Così, per essere certo d'avere una corte onesta, il re della foresta, lo sai che diventò? Re del deserto. Cara giraffa, disse l'elefante, de bestie bufano incontrate assai, ma con quel collo mai, pare un gigante. Quasi mi fa l'effetto che ogni giorno che passa te ne cresce un pezzetto. La giraffa rispose, è naturale, il collo mi si allunga mano a mano, aspettando la pace universale che ho intraveduto sempre da lontano. L'ironia del caso e del destino, sospirò l'elefante persuaso. Invece a me mi si è allungato il naso perché l'ho vista troppo da vicino. Un povero ragno, parlando col bago, gli disse, compagno, sei matto o imbriaco? Perché, scusa il termine, sei tanto minchione da credere a un padrone che vive sul vermine? Lo sai che li fiocchi che fai te li cambia con tanti bagliocchi, che mentre tu sudi mangiando la foglia, per boia guadambia migliaia di scudi? Bisogna aprir gli occhi, che ormai la questione si basa sul detto né Dio né padrone. Sta attento, fratello, sta in guardia da quello, strillò un bagherozzo che usciva da un posto. E quello d'imbroglia non vede che invece bisogna ridatte la fede, soltanto col crede che c'è un padre eterno, che c'è un paradiso, che esiste un inferno, soltanto con questo io credo che presto ci avremo un governo più buono e più onesto. Va via, strillò il ragno, se non me te magno. Va via che te strozzo, strillò il bagherozzo. Erbago, scocciato nel vede in pericolo la casa e la tela che aveva filato, ecco, qua disse l'affare, comincia a imbrogliarsi, è meglio fa sciopero, è meglio a squagliarsi, fin tanto che sento tutto questo scontento, io sto con la lega del chi se ne frega, e chiuse bottega. Questo sì, superstizione. Beh, ognuno di noi ha i suoi tabù, i suoi portafortuna. Io, tanto per non sbagliare, ho delle canzoni che considero mi hanno portato fortuna. Come questa, per esempio. Till. Che lassù c'è il sol, radioso di splendor, vibra per noi l'amor. Sì, finché il chiaro lunar gli amanti fa vibrare, potrò con te sognare. Sono tua, il fin quando c'è il calore che scalderà lui cuore, vivrà per noi l'amore.
pista che hai te, pensevi solista, ma non sappiamo ahimè quale strumento è più congeniale a te. Vai! Chiaro che questo strumento era di tuo gradimento, vediamo adesso se un'altra cosa c'è che vada bene a te. Vai! L'Accademia del Cimento col provando e riprovando ha fatto scuola a noi che siamo figli suoi, non ci arrendiamo mai, mai! Questo è un poco trascurato, ma poi che l'hanno suonato la tutta una fesce, potrebbe darsi che andasse bene a te. Vai! Alta acrobazia per clarino e voce solista. Con te tutta la mia vita come una nuvola, l'amore